Vediamo le conseguenze delle proprietà del campo elettrostatico quando siamo in presenza di un corpo conduttore e viceversa le conseguenze della presenza di un corpo conduttore immerso in un campo di tipo elettrostatico. Quindi partiamo dall'ipotesi che siano verificate le condizioni elettrostatiche. Quindi l'ipotesi della nostra analisi è che sia verificato il caso di trovarci in condizioni elettrostatiche. Condizioni elettrostatiche, vi ricordo che significa che la carica netta presente è ferma nello spazio, nel nostro sistema di riferimento e non cambia nel tempo. Queste condizioni elettrostatiche noi sappiamo che si traducono per il conduttore in queste conseguenze. Allora, la prima conseguenza è quella che il campo elettrostatico all'interno del conduttore deve essere uguale a zero. Quindi il campo è all'interno del conduttore uguale a zero. Questo perché? Perché il conduttore per definizione è del materiale che possiede delle cariche libere che possono muoversi per creare le condizioni per la circolazione di una corrente elettrica. Se ci troviamo in condizioni elettrostatiche, queste cariche devono essere ferme, altrimenti non siamo appunto in condizioni elettrostatiche. Quindi, siccome un eventuale campo elettrico all'interno del materiale conduttore, del corpo conduttore, determinerebbe necessariamente il movimento delle cariche, perché il campo elettrico non è altro che la forza, che viene esercitata sull'unità di carica. Quindi se ci fosse forza all'interno del conduttore, le cariche sottoposte a questa azione della forza si metterebbero in movimento, essendo libere di muoversi, e quindi cadrebbe l'ipotesi di condizioni elettrostatiche. Questo per quanto riguarda l'interno del conduttore. Per quanto riguarda la superficie esterna del conduttore, abbiamo che la conseguenza di questo fatto è che il campo elettrostatico deve essere perpendicolare alla superficie esterna del conduttore. Quindi l'altra conseguenza è che il campo sia perpendicolare, indichiamolo con questo simbolo, alla superficie del conduttore. Questo perché, sempre per lo stesso motivo, perché se il campo elettrostatico non fosse perpendicolare alla superficie del conduttore, significherebbe che ci sarebbero delle componenti del campo elettrostatico dirette lungo la superficie e se queste componenti fossero diverse da zero, come prima, avremmo l'azione di una forza elettrostatica sulle cariche libere di muoversi nel conduttore presenti sulla superficie, che quindi si metterebbero in moto e perderemmo le condizioni elettrostatiche che abbiamo ipotizzato. Quindi queste sono, diciamo, ciò che già sappiamo sul campo elettrostatico all'interno e sulla superficie di un conduttore. Vediamo adesso cosa succede se noi inseriamo un corpo conduttore all'interno di un campo elettrostatico creato da un'altra distribuzione di cariche. Prendiamo come esempio quello già fatto in precedenza, cioè due superfici cariche con carica positiva su una superficie e negativa sull'altra. Questa immagine, noi le superfici le immaginate di vederle in sezione. Queste superfici cariche determinano
se queste, come dire, se ci allontaniamo dai bordi, non consideriamo l'effetto di bordo, diciamo, ma all'interno sufficientemente all'interno delle superfici, queste determinano un campo che è di tipo uniforme, costante nella sua intensità nello spazio compreso fra le superfici, siamo nel vuoto, aggiungiamola come ipotesi, quindi lo indichiamo con e con zero, una rappresentazione del campo determinata da questa distribuzione di cariche è semplicemente di questo tipo. Vediamo adesso cosa succede a questo campo elettrostatico se noi introduciamo nello spazio occupato dove è presente il campo, quindi all'interno delle superfici cariche, inseriamo un corpo conduttore. Supponiamo che questo sia il corpo conduttore. La prima considerazione che facciamo è che evidentemente il campo deve modificarsi, perché altrimenti se rimanesse così come era prima, vedete nel disegno, il campo passerebbe attraverso il conduttore e quindi non sarebbe più verificato quello che abbiamo detto prima, cioè che il campo all'interno del conduttore deve essere uguale a zero, e inoltre, vedete, in generale non è perpendicolare sulla superficie neanche, quindi il campo deve necessariamente modificarsi una volta introdotto il conduttore. Quindi il campo non sarà più rappresentato dalle linee di flusso precedenti, ma deve modificare le sue linee di flusso. Come le modifica? Ovviamente questa è una rappresentazione schematica, però un'idea può dare un andamento di questo tipo. Vedete, le linee di flusso precedenti vengono distorte dalla presenza del conduttore, quindi non sono più uniformi e parallele, ma vengono distorte, in modo tale da risultare perpendicolari alla superficie del conduttore, questo su tutta la superficie. All'interno del conduttore il campo deve essere nullo, quindi all'interno del conduttore campo deve essere nullo, mentre sulla sua superficie deve essere perpendicolare. In questo modo stiamo rispettando le due condizioni necessarie affinché ci troviamo in una condizione elettrostatica. Ragioniamo adesso su queste linee di flusso che vanno a terminare sulla superficie del conduttore. Noi sappiamo che il campo elettrico ha delle sorgenti che sono le cariche positive e dei pozzi, come vengono chiamate, le cariche negative dove le linee di flusso terminano. Se prendiamo una qualunque di queste linee di flusso disegnate che partono dalla superficie carica positivamente e raggiungono perpendicolarmente la superficie del conduttore, necessariamente dove queste linee di flusso terminano deve trovarsi della carica negativa, perché le linee di flusso di un campo elettrostatico hanno origine sulle cariche positive, quelle presenti qua sulla superficie della superficie carica, quindi qua noi necessariamente avevamo delle cariche positive che sono le sorgenti del nostro campo, e devono terminare necessariamente su delle cariche negative che devono essere presenti sulla superficie del conduttore su questo lato. Adesso spostiamoci sull'altro lato del conduttore e vediamo che le linee di flusso del campo deformato partono dalla superficie del conduttore, sempre perpendicolare alla superficie, e vanno a richiudersi sulla superficie carica che avevamo in origine. Superficie carica negativamente, quindi necessariamente sulla superficie in partenza avevamo e abbiamo ancora le cariche negative. Questo
Queste linee di flusso che terminano sulle cariche negative devono avere per forza origine da delle sorgenti, sorgenti che sono delle cariche positive. Quindi questo lato della superficie del conduttore deve essere, cioè devono essere affiorate delle cariche positive. Quindi saranno affiorate cariche negative su questa faccia sinistra del conduttore e saranno affiorate delle cariche positive sull'altra. Ovviamente il conduttore complessivamente rimane neutro, quindi tante cariche negative sono affiorate da una parte e tante cariche positive devono necessariamente essere affiorate dall'altra. Quindi abbiamo che le cariche positive uguali alle negative perché il conduttore permane nello stato di neutralità elettrica. Vediamo adesso che conseguenze hanno queste considerazioni sul potenziale elettrostatico. Cosa possiamo dire del potenziale elettrostatico in questa situazione? Togliamo ciò che abbiamo scritto fino adesso in modo da liberarci. Diciamo, possiamo continuare a vedere qua le cariche. Allora, il potenziale elettrostatico sappiamo che per definizione è dato, prendiamo due punti sulla superficie del conduttore, consideriamo che questo sia il punto P, questo sia il nostro punto Q. Prendiamo in considerazione una linea chiusa scusate, una linea, un percorso non chiuso ancora che da P vada fino a Q. Noi sappiamo che per definizione di potenziale elettrostatico la differenza di potenziale Vp meno Vq è dato dall'integrale da P a Q, il campo elettrico è scalare dL, dove E sarebbe il campo sulla superficie del conduttore e dL l'elemento infinitesimo di spostamento vettore orientato, supponiamo rappresentato in questo caso da questo piccolo vettore di lunghezza infinitesima. Ma noi abbiamo detto che il campo E, abbiamo già detto e dimostrato che il campo E deve essere necessariamente perpendicolare alla superficie. Siccome dL si trova sulla superficie, allora noi abbiamo che E è perpendicolare a dL ovunque sulla superficie. Come conseguenza, il prodotto scalare e scalare dL, essendo fra di loro perpendicolari, sapendo che questo sarebbe uguale a E di L per il coseno dell'angolo, chiamiamolo alfa, fra E e dL, però abbiamo detto che questi sono perpendicolari, quindi questo sarebbe E per dL per coseno di 90 gradi, che sappiamo essere 0, e quindi
Questo è sempre 0 se questo è sempre 0 sarà 0 anche il risultato del calcolo esteso per tutta la linea per andare da P a Q e quindi vuol dire che VP meno VQ è uguale a 0, quindi vuol dire che VP è uguale a VQ su tutta la superficie. In realtà, su tutta la superficie, ma risulta questo essere valido per tutto il corpo conduttore. Quindi significa che il conduttore è equipotenziale. Cioè il potenziale elettrostatico in qualunque punto del conduttore è costante. Quindi questa proprietà fondamentale, che vedremo, che verrà sfruttata è utilizzata in moltissime analisi. Il fenomeno dell'emersione delle cariche sulla superficie esterna del corpo conduttore prende il nome di induzione elettrostatica. Quindi la presenza delle cariche elettriche che emergono sulla superficie del conduttore prende il nome di induzione elettrostatica.